Arrivo subito al punto, signor Barbieri. E se vuole, io posso dimetterla dal suo incarico anche ora, se davvero quello che vuole. La ringrazio. Prima però vorrei sapere per quale motivo. Dopo tutte le battaglie che ha combattuto per Ludovica, lei è pronta a rinunciare al suo ruolo, che le consente di starle accanto tutti i giorni. Sono costretto a farlo per occuparmi della caffetteria. Non è la verità. Vede, nonostante i nostri dissapori, io e lei abbiamo sempre giocato a carte scoperte. Vede, nei giorni che io ho trascorso qui al circolo, mi sono impegnato a diventare l'uomo che tutti si aspetterebbero di vedere accanto a Ludovica. Ho imparato a rispettare l'etichetta, ad indossare l'abito giusto per ogni occasione. Io credevo di essere più forte dei pregiudizi, ma mi sbagliavo. Eppure Ludovica è orgogliosa di lei. Lei è sempre rimasta accanto. Ecco, in questo lei aveva ragione. Il vostro è un sentimento profondo, autentico. Ma non è abbastanza per essere reso pubblico. Lei deve anche capire che ufficializzare la vostra unione significa condannare la povera Ludovica a una vita da emarginata. Lo so. Ma io infatti non ho mai preteso. E che aveva ragione lei. L'amore di due persone non può abbattere pregiudizi così tanto radicati. Tuttavia il carattere non ne manca. Si è fatto cambiare idea a me. Può farcela con il resto del mondo, mi creda. Non ho più la forza, mi dispiace. Vede, l'altro giorno Ludovica era angosciata per via della condizione di sua madre. E io in quel momento avrei voluto abbracciarla, stringerla. Ma non potevo perché sarebbe stato sconveniente. Ecco, io non la sopporto più questa ipocrisia. E non sopporto più il fatto che lei sia disposta ad accettarla. Se lei lascia il circolo, vi allontanerete. Lo so. Ci pensi bene, Marcello. Io posso strappare quelle dimissioni seduta stante. La ringrazio, ma ormai ho già deciso. Vede, una delle poche cose che ho è il rispetto per me stesso. E non posso permettermi di perdere anche quello. Mi pare di capire che non vuole chiudere solo con il circolo. Sappia che mi spiace, che non sarà facile. Quella ragazza l'ama. E quindi mi ascolti bene, Marcello. Se davvero vuole lasciare Ludovica, non dovrà avere pietà.